Dopo 20 anni di potere, la politica smette di controllarsi, smette di esercitare il proprio ruolo nei confronti dei cittadini, pensa al contrario di essere depositaria della verità, è quello che loro ci hanno raccontato anche in questi 2 mesi di campagna elettorale. Non si è fatta attendere la risposta di Fabio Romito alla nota congiunta di Michele Laforgia e Vito Leccese sul secondo turno di elezioni baresi. Il capoluogo va infatti al ballottaggio e il fronte progressista si ricompatta per strappare il maggior numero di voti all'avversario. Il candidato per il centrodestra unito punta il dito e attacca. Correre divisi, spiega, era solo una tattica per raggranellare qualche voto, tanto più che non si apparenteranno. Intanto Romito annuncia anche l'arrivo a Bari di quasi tutti i ministri di governo. Il ballottaggio si riparte da zero, come si suol dire, 0-0 palla al centro, con una novità che tutto il governo di centrodestra, il governo guidato da Giorgia Meloni, sarà a Bari. Poi lancia la sfida al candidato del centro-sinistra. Io sfido Vito Leccese a confrontarsi con me sui temi. Ora non ci sono i portatori di voto. Infine la sferzata agli avversari e insieme l'analisi del non voto. Dicevamo del peso dell'astensionismo e quindi della sfiducia di quei cittadini che hanno perso motivazione sia in una direzione che nell'altra. È come dare torto a questi cittadini. Noi però abbiamo il dovere di raccontare a questi baresi che c'è un'alternativa. Rispetto a questo dovremo essere bravi in questi 12 giorni a parlare anche a quei tanti baresi che, disgustati da quello che è successo, alle urne non ci sono andate. Restare a casa vuol dire far decidere gli altri e credo che in questo momento sia la cosa peggiore che possa capitare alla nostra città.